Questo film del 1984, francese-svizzero, che tra l'altro ha vinto l'Oscar come miglior film straniero, mostra la lotta per il titolo di campione del mondo tra due giocatori sovietici, Pavius Frome e Akiva Libeskind. La trama del film prende in parte ispirazione da due grandi tornei per il titolo del mondo. Il primo, quello tra Spassky e Fischer, in cui appunto fu molto famoso perché fu la lotta tra un sovietico ed un americano per il titolo del mondo e quindi in pieno periodo di guerra fredda nel 1972 ebbe un'ampissima risonanza a livello mondiale. Questo fu vinto da Fischer. L'altro match per il titolo mondiale, da cui si ispira per alcune stranezze mostrate nel film, è invece quello tra Viktor Korchnoi e Anatoly Karpov del 1978, che è stato vinto da Karpov. I due giocatori, pur essendo entrambi sovietici, hanno, diciamo, ispirazioni politiche molto diverse, perché il primo, Pavius Frome, è sì sovietico, ma è un rifugiato politico negli stati occidentali. Vediamo ora una scena del film che mostra Libeskind, a partire da questa posizione commossa al nero, realizzare una combinazione abbastanza interessante che gli permette di guadagnare immediatamente un pedone. S'il vous plaît, veuillez proposer à mon adversaire la nullité. Grand maître Fromm, qu'il joue. Échec. 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 Remporte la huitième partie. Libeskind 3, Frome 3. Questa è la posizione che posta sulla scacchiera qualche mossa dopo la richiesta di patta da parte di Libeskind. E nero Libeskind ha la mossa. In questo caso il nero sta, diciamo, meglio del bianco, anche perché ha il proprio re in una posizione molto più sicura rispetto a quella del re avversario, che è molto più aperto. Inoltre ha un pedone in più. Quindi, diciamo, basta veramente pochissimo per un altro piccolissimo vantaggio per poter dichiarare la partita vinta. In questo caso il nero ha l'opportunità appunto di prendersi direttamente un pedone in più e di semplificare contemporaneamente la situazione dei pezzi sulla scacchiera, giungendo quindi in un finale completamente vinto. Nonostante il bianco abbia un doppio attacco sulla torre nera di 8, questo non è un grande problema perché comunque
Il nero può cambiare questa torre. Comunque il nero ha di meglio sicuramente. Infatti, in un certo qual modo la torre in D3 è inchiodata, nel senso non si può muovere lateralmente a meno di lasciare scoperto un attacco sulla propria regina in D2. Per questo motivo il nero ha la brillante idea di catturare il pedone H3 con la propria regina. Qui il bianco avrebbe due opportunità. La prima sarebbe quella di catturare la regina avversaria con la propria torre, ma questo lascerebbe il nero con la possibilità di catturare la regina avversaria dando scacco e alla mossa successiva catturare l'alfiere avversario. In questo caso nero rimarrebbe con un pedone e un cavallo in più, con due pedoni scusate e un cavallo in più, e la partita sarebbe decisamente vinta. Quindi l'unico modo per il bianco di catturare la regina è quello con il re. A questo punto il nero può catturare la torre avversaria, anche in questo caso avendo sufficiente lungimiranza da poter vedere la mossa successiva. Difatti qui il bianco che opzioni ha? Se muove il re, ad esempio qui perde la regina. Quindi l'unico modo per coprire questo scacco è catturare la torre con la regina. Ma a questo punto re e regina sono proprio posti in una posizione tale che il cavallo può attaccarli doppiamente, e questa forchetta provoca la mossa del re e la successiva cattura da parte del nero e della regina. A questo punto il nero si trova con due pedoni in più e ha partita decisamente vinta. Difatti Fromm si arrende e lascia la vittoria al proprio avversario. Quindi nella combinazione che abbiamo visto ci sono stati ben due adescamenti. Il primo, quello del re nella casa H3. Il secondo, quello della regina nella casa D3. Sia re e regina sono stati adescati in due case nelle quali prendono l'attacco doppio da parte del cavallo.